cioè come defeca l'astronauta? Allora, noi pensavamo a un tubo attaccato alla, alla tuta e quindi questo cacava in un tubo e veniva aspirata in un serbatoio, un po' diciamo come accade su, sugli aerei, no? Che c'è un aspiratore che praticamente poi raccoglie le feci dentro un serbatoio. Beh, comunque, oggi Lucilla, prego Lucilla, buongiorno, intanto buongiorno bentornata. Grazie, amica, ciao amica mia. Lucilla si è sbattuta di brutto e non ci ha portato uno a caccia, cioè ci ha portato l'astronauta, una capito? Una spaziale. Ci ha portato l'astronauta proprio italiano, cioè il grandissimo astronauta Umberto Guidoni che abbiamo al telefono, giusto? Sì, buongiorno. Buongiorno, benvenuto nello zoo. Scusami se ti disturbiamo per un tema, diciamo, un po' poco. Sì, fugile, esatto. Fugile. Però è una curiosità che ci attanaglia da qualche giorno, no? Volevamo capire, tu, insomma, sei un astronauta molto noto, hai scritto libri e tutto il resto, e quindi sicuramente avrai dovuto anche tu defecare nello spazio. Come avviene questa cosa? Vi posso dire intanto che è uno degli argomenti preferiti delle domande quando parlo in pubblico, quindi certo, evidentemente immagino. Belle conferenze, complimenti. Ma diciamo che nello spazio c'è un problema in più rispetto alla Terra, che è il fatto che le cose galleggiano. Tutte. Non è che ce ne sono alcune che galleggiano e altre no. Quindi in particolare quelle che riguardano, diciamo così, il nostro corpo, sì, vanno gestite con una certa cura, insomma, altrimenti rischi di farle andare in giro dappertutto. No, giravano voci che voi facevate la pupù, diciamo, nel pannolone, invece non è sì, così. No, è così quando tu indossi la tuta. Quando sei dentro una tuta ovviamente non puoi far molto, anche perché spesso è pressurizzata, se sei fuori non puoi fare altro che farla nel pannolone. E quando sei dentro, boxer? Quando sei dentro il veicolo, ovviamente sei all'interno di un ambiente, quindi sei in maniche di maglietta e allora c'è una toilette che funziona per aspirazione. Okay. Cioè, c'è stronzi? Quindi è una specie di aspirapolvere, è una specie di aspiratore che funziona sia per i liquidi, nel senso che puoi fare la pipì su un tubo che questa pipì viene aspirata e messa in un serbatoio, e sulla stazione spaziale questa viene riciclata. È tipo una prostituta hai praticamente, cioè ti succhia davanti e dietro. È un'idea, no? Strana delle prostitute, tu Marco. tu lo sai che è anche uno scienziato. No, invece la parte diciamo più solida, quella è abbastanza tradizionale, nel senso che ti devi sedere su una specie di water un po' più piccolo e che ha un buco anche quello aspira, però aspira poco, quindi devi stare molto attento, insomma, a quello che fai. Devi spingere, se no torna indietro. Dietro, quello è il problema. Esatto, poi infatti c'è una modula che si chiude una volta che hai finito, perché quando togli l'aspirazione le cose tornano a galleggiare. Tra l'altro, casualmente l'altra sera ho guardato Ero il nello film. Spazio? Ah, no, non so se hai visto il film Il primo uomo, The First Man. Sì. Un po' noioso, cioè mi aspettavo di più da quel film lì, attori pazzeschi e tutto, però mi domandavo il momento in cui decolli, no? Che hai questa spinta incredibile, cioè lì non hai nessun tipo di stimolo, cioè sei paralizzato. In generale no, comunque quello è il caso in cui tu sei dentro la tuta, perché durante il lancio e il rientro sei nella tuta per questioni di sicurezza, se devi abbandonare il veicolo in condizione di emergenza non è che puoi metterti la tuta, cioè, qui ce l'hai già la tuta, sei già chiuso dentro e quindi certo, in quel caso hai il pannolone, quindi se proprio nel caso non la tieni, diciamo così, c'è il pannolone. Però ti è successo? Il viaggio, no, a me no, ma no. Il viaggio è breve, dal momento in cui si accendono i motori al momento in cui arrivi in orbita sono 8 minuti, quindi insomma la puoi tenere per 8 minuti. Cioè, sì, dai, scusate se disturbo tutti quanti, noi veramente stiamo parlando con uno che è stato nello spazio e stiamo chiedendo come caga. La domanda era quella, cioè noi ieri ci siamo chiesti ma come si caga nello spazio. Questo esatto, è andato nello spazio 2 volte, l'unica domanda che abbiamo fatto è come si ciuccia la caga. Aspetta un attimo, perché io una domanda vorrei farle per uscire. Fagliela, ci mancherebbe. Vai. Scusa, senti, come si scorreggia nello spazio. Allora, ti è mai capitato di vedere fuori? So che certe cose sono secretate. Ma non è vero. No, qui non c'è bisogno del segreto, comunque sei in un ambiente come sulla Terra, quindi non fa nessuna differenza. No, non stavo parlando di cacca, certo. No. Dico, ti è mai capitato guardando fuori dal finestrino? Quella cosa. Perché c'è un audio che gira della Cristoforetti, se non sbaglio. Sì. In cui dice, urla terra, terra. Ma quello che cos'è? E poi la trasmissione viene interrotta.
No, ma no, non era sicuramente perché aveva visto un UFO. No, il problema è che gli astronauti non si allontanano tanto dal pianeta, quindi non è che possono vedere cose che chissà, diciamo, però, che gli altri non questo, possono. A questo punto, scusa, avete un protocollo però in caso, Non c'è nessun protocollo perché non è proprio previsto l'incontro, quindi l'incontro con in realtà non c'è nessun. Umberto, posso farti io però una domanda? Sì. Siccome è da una vita che ci sono i complottisti che pensano e dicono, hanno fatto video con tanto di spiegazioni, prove, foto, ingrandimenti, eccetera. Tu pensi che realmente Neil Armstrong sia stato sulla Luna quella famosa volta negli anni, cos'era, 69 credo la prima volta? 69, che... sì, 60... sono 50 anni esatti, quest'anno festeggiamo i 50 anni della Luna. Allora, qualcuno sostiene che ci sia stata la regia di Kubrick dietro, che gli americani dovevano assolutamente arrivare sulla Luna, altrimenti avrebbero fatto una figura di merda mondiale, e serviva un messaggio forte alla popolazione americana che è un po' credulona. Io vivo in America e in questo momento sono a Miami e so come sono gli americani. Tu pensi che sia vero che siano andati sulla Luna quella volta o che fosse finzione? Mi interessa sapere il tuo parere, vero? No, sicuramente è vero, innanzitutto perché io ho avuto, diciamo, la fortuna di incontrare Armstrong e Aldrin, cioè quelli che ci sono andati sulla Luna, e di parlarci, e quindi insomma non mi sembra gente che racconta balle. E poi soprattutto, al di là di tutte le prove che vengono messe in discussione sui siti e che si possono tutte spiegare chiaramente, senza entrare nei dettagli, direi che c'è un argomento che secondo me è più forte degli altri, cioè appunto quello che dicevi anche tu: i russi e gli americani erano in competizione, i russi avevano battuto tutti i record e gli americani, per riprendere, diciamo, un po' così, hanno lanciato la palla verso la Luna. E poi sono arrivati per primi e quindi hanno sconfitto sostanzialmente i russi. Se i russi avessero avuto dei dubbi che gli americani avevano mentito, avrebbero sicuramente dei satelliti intorno alla Luna quando gli americani sono scesi sulla Luna, quindi insomma erano lì. Li avrebbero potuti sputtanare. Senti... e avrebbero avuto un grande vantaggio anche politico. Se non l'hanno fatto, vuol dire che era vero. Umberto, un'altra domanda la rivolgo a te in qualità di viaggiatore terrestre ma anche extraterrestre: perché ci si mette meno ad arrivare sulla Luna che a finale ligure? Beh, aspetta, io parlavo 8 minuti per arrivare in orbita, per andare sulla Luna ci vuole qualche giorno, quindi... come a finale ligure, quindi però, allora si discute tanto del fatto che insomma la NASA a volte dicono che debba chiudere perché non serve più un cazzo. Qual è il futuro delle missioni spaziali? Cioè ormai vabbè, Marte l'abbiamo analizzata, non c'è un cazzo. Insomma, minchia, ha trovato l'acqua, ha trovato la vita su Marte, Marco. Sì, scusami. Vabbè, ma non è la vita che ci aspetta, cioè non puoi vivere su Marte. C'ha le tette? Allora non è vita che vale la pena di essere vista. Hai trovato una zona ghiacciata nella quale c'è ancora atmosfera. Noi dobbiamo andare a cercare tette. Fallo dire a lui. Marte è il posto più vicino alla Terra su cui possiamo mettere piede. La Luna sicuramente è un satellite privo di atmosfera, insomma abbastanza poco interessante se non dal punto di vista scientifico, quindi sicuramente metteremo delle basi sulla Luna. Io ho appena scritto un libro proprio che riguarda la Luna. Ecco, bravo. Voglio la Luna, quindi, si chiama, giusto? Voglio la Luna, esattamente. E quindi diciamo parliamo anche del futuro della Luna. Però l'obiettivo vero è Marte, anche se non è esattamente, diciamo così, un pianeta bello come la Terra, è comunque il posto più vicino. Pensate che il giorno su Marte dura più o meno come sulla Terra, 24 ore e mezza. Marte ha le stagioni, anche se ovviamente è sempre piuttosto freddo, ci sono dei periodi un po' meno freddi, e quindi alla fine potrebbe essere un ambiente in cui l'uomo si può adattare. È tipo Belluno, diciamo. È tipo Antartide, ecco. Diciamo, il posto più vicino sulla Terra è l'Antartide. Ma non avevano scoperto un pianeta molto più lontano che era identico alla Terra, con mare, con le montagne e tutto il resto? L'estraio. Hanno scoperto diversi pianeti simili alla Terra, in particolare ce n'è uno relativamente vicino, perché sta sulla stella più vicina, che guardate un po' si chiama Proxima, a 4 anni luce dalla Terra. Che detto così sembra poco, ma 4 anni se viaggia alla velocità della luce, cosa che noi non siamo in grado di fare, alle velocità con cui andiamo noi, che sono comunque elevate, perché comunque si viaggia a 30.000 km l'ora, quindi insomma, Madonna, si viaggia abbastanza. Perché non avete il Porsche?
Non abbiamo, no, non ci sono limiti nello spazio, possiamo andare a tutta birra. Ecco, nonostante questo, a 30.000 km all'ora ci vogliono 100.000 anni per arrivare su quella stella. Quindi per il momento, diciamo così, è un po' fuori portata. Volevo investire su una terza casa. No, anche perché devi stare attento, perché appena apriranno una strada molto più rapida, creeranno i vigili spaziali che ti fanno la multa, gli autovelox, ci sarà Equitalia nello spazio, tutta una serie di robe. Equitalia nello spazio è il titolo di una bella pellicola, sappi. Umberto, grazie mille per essere stato con noi. Ricordiamo ancora il titolo del tuo libro, Voglio la Luna, che è la risposta a Non voglio mica la Luna di Fiordaliso. Lo ricordiamo. Un libro che parla di musica. Umberto Guidoni, senti, ma se hai voglia un giorno, io dedicherei un'intera puntata a questo argomento, perché a me è intrippa di brutto. Hai voglia di venire in studio un giorno e facciamo una puntata seria? Come no, volentieri. Dai, ci farebbe tantissimo piacere. Porta la tua cacca che siamo curiosi. Se ce lo consenti di fianco, ti metterei invece qualcuno che parla di complotti e di UFO, perché mi piacerebbe. Ok, invitiamo Di Battista allora. Guarda, già mi sono cimentato con i terapiattisti. No, io non parlo di coglioni, sto parlando di persone. Va bene, d'accordo. Grazie mille Umberto Guidoni nello Zoo di 105. 105.